tutti, ben arrivati in un nuovo video. Ci troviamo in bagno, che è una location insolita per registrare i miei video, ma dato che vorrei portarmi avanti registrando questa intro, ne approfitto anche perché, come già vi accennavo in un vlog, vorrei dedicarmi alla riorganizzazione e al decluttering del mio reparto, diciamo, skincare e makeup, anche se in realtà più che decluttering si tratterà fondamentalmente di fare un po' di pulizie, un po' di riorganizzazione funzionale, dato che ho un po' di prodotti, come avrete visto probabilmente all'interno dei vari video acquisti o video scoperte, quindi volevo un attimino riordinare, dato che stiamo andando anche verso il periodo primaverile e quindi, no, ormai verso il periodo primaverile, probabilmente quando uscirà questo video sarà già iniziata la primavera da un punto di vista del calendario, quindi vorrei cercare di portarmi avanti durante questo periodo delle ferie per cercare di andare a sistemare le cose. Quello che vorrei raccontarvi è come pensavo di procedere, perché molti prodotti li ho acquistati già diversi mesi fa. Sapete che i prodotti di skincare, diciamo prettamente, hanno dei PAO, quindi delle scadenze dall'apertura del prodotto di circa 6 mesi, alcuni 12, però la maggior parte intorno ai 6 mesi. Questo cosa vuol dire? Che quei prodotti hanno una validità di 6 mesi testati, ecco, dall'apertura, dopodiché il prodotto potrebbe essere utilizzabile tranquillamente, come no, o come non fare più quello che la formula iniziale avrebbe dovuto fare. E quindi questo ci permette anche di evitare eventuali magari reazioni avverse, perché magari il prodotto potrebbe andare a male. Quindi io pensavo di, ho una buona memoria, ok, però di andare a farmi un bel reminder di tutti gli ordini che ho fatto sui vari siti, perché quasi tutte le cose le ho acquistate su siti online, quindi andando sui vari siti dove ho acquistato i prodotti, andare a vedere quando li ho comprati, più o meno per stimare quella che potrebbe essere stata l'apertura. Di alcuni mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho aperti, diciamo che avere anche un canale YouTube aiuta tanto, perché riesco ad andare a vedere magari se è la prima volta che ho aperto quel prodotto, l'ho aperto con voi oppure no. Quindi andare poi a applicare un'etichetta sul prodotto dove scriverò o il mese in cui il prodotto, diciamo, scadrà, quindi quando saranno passati i 6 mesi, i 12 mesi, oppure quando l'ho aperto. Devo un attimo decidere, sì. Cosa che non farò per il make-up, ma per il semplice motivo che ho poche cose e il make-up ha tendenzialmente una fascia più lunga di periodo rispetto alla skincare. E forse il make-up, a differenza della skincare, quando un prodotto ha cambiato qualcosa, me ne accorgo da odore, texture del prodotto, e non ho questa makeup collection che voi dite hai 400 ombretti, no, ne ho due, ombretti non ne ho, scusami, blush, e ne ho due, quindi riesco abbastanza a regolarmi, quindi magari poi tra qualche mese potrei pensare, ecco, di fare un check, ma forse non ce n'è bisogno. Dopo questa lunghissima premessa, io direi di metterci subito all'opera e andiamo con il computer a fare appunto una ricerca di tutti i prodottini che ho acquistato. Mi farò un foglio, ecco, cartaceo, dove vado ad appuntarmi tutto, per poi andare a riportarmi tutto quanto dopo all'interno delle etichette. Mettiamoci al lavoro. 3, 2, 1, iniziamo. Eccoci arrivati al momento tanto atteso, eh? Vado. Questa è tutta la parte che dobbiamo andare a riordinare. Qua c'è skincare, makeup, denti,
deodoranti, cioè di tutto, gli asciugamanini, quelli che uso per il viso, per quando mi strucco. Quindi io pensavo di procedere così: svuoto interamente tutto, porto in cucina, così dobbiamo mettere le etichette, eccetera, do una bella pulita qua dentro e soprattutto vedrò di fare due o tre modifiche con un organizer che avevo preso, cioè unendo anche un altro organizer che avevo preso tempo fa da Lidl. Quindi svuotiamo tutto. È evidente, siamo un altro giorno, direi, da come sono vestita. Allora, ho intanto svuotato, portato tutto direi in cucina, porterò in cucina anche i prodottini che tengo sulla mensolina a vista, perché dovremo appunto mettergli le etichette per quanto riguarda le scadenze, e questo lo puliamo direttamente in cucina, che ho un pochettino più spazio perché ho paura di mettere troppa pressione sul mobile, quindi andiamo in cucina. Tutto, cioè praticamente proprio tutto, make up e skin care, ovviamente il make up aperto perché ho anche qualche matita magari chiusa. Qui sono andata su tutti i siti dove ho fatto gli ordini, tranne di alcune cose che le ho comprate in tempi recenti, quindi mi ricordo quando le ho acquistate, e mi sono scritta ovviamente quando li ho ordinati. Alcune cose so di averle ancora chiuse, quindi non averle proprio aperte, esempio questa è chiusa, non l'ho ancora aperta, quindi la sua scadenza non è iniziata, e quindi andremo a segnare le date effettive di scadenza. Alla fine metterò nell'etichetta proprio la scadenza di quel prodotto e appiccicheremo l'etichetta. Quindi ora iniziamo a fare questo lavoro. E per quanto riguarda il make up vediamo un po' un decluttering, toglieremo magari alcune cose che in questo momento non le sto utilizzando o che magari sono finite, non mi stanno piacendo, eccetera. Naturalmente mi sono munita di forbici, etichettine, queste adesive e un pennarello. Allora, io direi di partire per brand. Sì, facciamo che andiamo per brand come me lo sono segnato. Allora, maschere, prodotti Sweet as Cosmetics. Al momento ho queste tre maschere e ho ordinato queste due a novembre e questa l'ho ordinata a luglio. Quindi vuol dire che io questa l'ho ordinata il 19 di luglio, fate che io possa averla iniziata quindi a fine luglio, facciamo i conti, ha un paio di 6 mesi dall'apertura, quindi questa qua in teoria direi che ci abbandona, peccato, effettivamente l'odore è cambiato e questa qua era una maschera illuminante per il viso, che tra l'altro mi era piaciuta tantissimo, però la mettiamo da una parte, mentre queste che invece ho ordinato a novembre hanno anch'esse 6 mesi dall'apertura, le ho ordinate anche queste a metà novembre, quindi consideriamo dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Quindi ci andiamo a scrivere maggio 2023, metterai fine maggio perché comunque Tra quando le ordinate, quando mi sono arrivate, sarà stato in circa verso fine novembre, tra una cosa e l'altra, quindi ci scriviamo
maggio 2023. Mi dispiace un sacco per quella maschera lì, perché in realtà veramente è stata una delle maschere che io più ho apprezzato. E diciamo che le maschere di Sweet Us Cosmetics mi sono piaciute particolarmente tutte e tre. E questa qua specialmente mi ha salvato letteralmente la faccia durante il periodo di... facciamo che la mettiamo qua. Ok, vedete? Così qua ho messo quando devo finire di utilizzare. Così poi... sarà sicuramente più facile fare poi un ulteriore revisione, magari appunto dando precedenza ad altri prodotti. Passiamo poi, vabbè, andiamo a Pavaglione, così almeno dato che abbiamo solo un prodotto, l'acqua micellare di cui vi ho già parlato, un 6 mesi dell'apertura, questa l'ho ordinata a metà gennaio, facciamo che l'ho aperta a gennaio, quindi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ok? Quindi qua ci scriviamo già, diciamo, tanto già staccato l'etichetta, la mettiamo direttamente sopra, ok, e questo ci permette appunto di evitare di far andare a male i prodotti luglio 2023. Via! E la mettiamo qua. Poi, Eteria, vabbè, facciamo questa. Questa maschera qua non l'ho comprata online, ma l'ho comprata in un negozio che stava chiudendo qua a Genova e che rivendeva i prodotti Eteria, e quindi questa qua so benissimo di averla comprata a febbraio e di averla aperta a febbraio, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Questa forse, qua non mi ricordo di avervela fatta, forse ve l'ho fatta vedere solo su Instagram, è della linea Lux ed è una è una maschera che va a dare luminosità al viso. Andiamo oltre, Skin First, dov'è la maschera? 2. E di Skin First io ho altro, lo scrub che voglio usare, che ho in doccia, lo vado a recuperare, eccolo qua. Allora, ordinati tutti quanti a novembre, aspettate che intanto magari mi spunto quello che abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto e stiamo facendo Skin First, ok. E allora, Skin First, ordinati il 6 di novembre, il siero, ok, vedete c'è anche un siero, dov'è il siero? Panico, mi manca della... ok, no, eccolo qua. Il siero ordinato a novembre e aperto a novembre, quindi dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Ho un sacco di cosine che in realtà a maggio, diciamo così, termina la loro validità, però c'è da dire che questo qua lo sto finendo, praticamente è quasi finito, lo sto mettendo proprio in uso adesso in questo periodo, quindi ci scriviamo direttamente la data di scadenza. Perché ho deciso alla fine di scriverci direttamente la data di scadenza? Perché secondo me cioè evito ogni volta di dover fare i conti, cioè ho già quando è scaduto il PAO. Io non ho, cioè non ve l'ho detto, ma hanno 6 mesi dall'apertura, sia questo che i prodotti che vi ho fatto vedere precedentemente. Ricontrollo, sì, ma tutto 6 mesi, ha quasi tutto 6 mesi dall'apertura. Poi passiamo a questo, che è un prodotto che in realtà io ho aperto adesso, quindi a marzo, anche se l'ho ordinato a novembre, è rimasto chiuso tranquillo, e quindi qua dobbiamo fare il conteggio da marzo, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Questo praticamente si chiama perfezionatore cutaneo, quindi questo qua contiene il 2% di acido salicilico e serve appunto per le imperfezioni, eccetera, diciamo. Ha un po' la funzione della luce liquida, però ha una percentuale molto più bassa rispetto alla luce liquida.
Poi abbiamo detto lo scrub, che su qua in teoria nasceva come scrub viso, ma appunto ha la mandorla dentro e a me dà fastidio tantissimo perché poi mi rimane. E questo qua lo userò come scrub corpo. Questo qui l'ho ordinato a fine ottobre. Quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, fine aprile. Perché l'ho ordinato il 25 ottobre, quindi tra che è arrivato. Ok. Anche perché io poi i prodotti mi ricordo più o meno quando li ho iniziati, se li ho iniziati subito. Alcune cose magari appunto le avevo prese durante il Black Friday, o anche delle cose ancora chiuse, quindi sono abbastanza tranquilla su quello. E questa, che è la maschera purificante, questo qui anche l'ho ordinato a fine ottobre, quindi anche qua a fine aprile. Tra l'altro di questa ce n'è veramente tanto. L'unica cosa che non capisco è se ha effettivamente magari un doppio fondo, perché io comunque la faccio una volta alla settimana, ok, magari non tutissime le settimane, però ne basta poca. E in realtà ce n'è tantissima, io non mi azzardo a farla due volte a settimana. In realtà è proprio tanto prodotto, infatti stavo guardando con quello di, cioè su qua un 100 ml, quello che avevo fatto vedere prima di Etherea, la Purify Mask, questa qua è un 50 e ha sempre un po' di 6 mesi. Preferisco a questo punto magari prendere un qualcosa che abbia un po' meno prodotto, però che così tanto rischiare appunto di farlo scadere, ecco. Però tanto comunque da qua a aprile ci sono ancora 6 settimane, quindi anche qua abbiamo detto fine aprile 2023. Seguiamo oltre e Skin First direi che lo abbiamo fatto. Passiamo alla adesso mist, quindi la mist che sto utilizzando adesso. Questa qua l'ho comprata a gennaio, quindi 6 mesi è luglio 2023. Tra l'altro questo qua è un prodottino che mi sono dimenticata io di mettervi, mannaggia me, nel video delle scoperte, però magari poi ne parliamo, perché è veramente un prodotto molto valido. Un'essenza rinfrescante e rivitalizzante per viso e capelli. In realtà io lo utilizzo per il viso e ha un profumo, ragazzi, buonissimo. Io l'ho comprata questa sul sito di Rinascente e la mettiamo qua insieme al resto. Poi io direi di passare ai prodotti Veralab, quello che abbiamo di aperto. 1, 2, 3. Ah, scusatemi, mi ero dimenticata di Skin First, ho anche questo contorno occhi, che però vi avevo già detto che non mi aggradava molto. Questo qua anche l'avevo preso nell'ordine di novembre, quindi anche questo se l'abbiamo acquistato insieme a questo maggio 2023. Andiamo avanti, quindi stavamo dicendo Veralab, questo è quello che io al momento ho di aperto. Allora, la crema multivitaminica anche, che però in realtà è quasi finita, che è questa qua di cui vi ho parlato, l'ho acquistata a novembre, cioè tutta la roba che vedete, sì, l'ho acquistata tra fine ottobre e fine novembre. Partiamo da questa, ordinata, il 7 novembre, quindi tra una cosa e l'altra metà novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Quindi questa qua, a parte che sta qua entro maggio per forza, perché poi diventa troppo pesante, quindi maggio 2023. Poi acquistata lo stesso giorno c'è stato il deodorante. Questo ancora non ho capito, ragazzi, se mi piace oppure no. Questo però il suo PAO è di 6 mesi anche di questo deodorante. Questo non l'ho capito, perché delle volte mi tiene tutto il giorno, delle altre no. Quindi sì, finirò di utilizzarlo, ma
non mi ha entusiasmato, però appunto è molto soggettivo, anche con quel discorso anche ormonale, tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. E poi diciamo che io sono più da deodorante spray che roll-on, però vabbè, comunque maggio e abbiamo detto anche questa maggio. Poi altri prodotti, Go Lift, acquistato a fine novembre, e anche Ultra Retinol, sono arrivati sicuramente a dicembre, quindi contiamo il mese direttamente, sì, contiamo da dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, fine maggio comunque, tutti e due. Ah, di Ultra Retinol ho la scatolina, però facciamo che tante volte dovessi buttarla, lo metto direttamente dentro, così almeno mi ricordo, anche perché tanto poi questo qua il retinolo d'estate non lo usiamo. E abbiamo detto Go Lift fine maggio. Proseguiamo con questi due. Allora, questo in realtà è praticamente, cioè, finito, lo sto finendo e lo devo ordinare in settimana, quindi questo, parte che ci siamo coi tempi, perché fine ottobre, quindi vuol dire che entro fine aprile questo qua deve essere utilizzato. Su questo quindi non andrò a mettere etichetta perché l'ho praticamente finito, ci farò ancora qualche applicazione finché non arriva l'altro, poi ciao. E poi abbiamo More Pure. More Pure ha invece un PAO di 12 mesi dall'apertura, quindi questo qua è di un anno, e io questo qua l'ho ordinato a fine ottobre ed effettivamente l'ho utilizzato, quindi la sua scadenza sarà appunto ottobre 2023, ma sarà già bello che è finito. Questo è un detergente per il viso purificante, che quando ho la pelle un pochettino più grassa durante il periodo estivo mi salva letteralmente. Non è male, non amo il pack così per la mattina. E anche Veralab abbiamo fatto. Passiamo a Gofu. Allora, Gofu, sono tutti acquisti poi alla fine recenti, perché sono quelli che utilizzo veramente di più. Eccoci qua. Ed eccoci qua. Allora, Skin Mill Rich in realtà è praticamente quasi finita. Questa l'ho aperta a dicembre, cioè l'ho ordinata il 26 di dicembre, mi sarà arrivata a gennaio, quindi ci mettiamo giugno come scadenza, ma questa qua appunto, cioè, ce lo scriviamo, ma questa la sto finendo di utilizzare proprio adesso la sera, finché le temperature lo consentono, ma io direi che siamo addirittura d'arrivo. Poi, per quanto riguarda anche Super Soap, in realtà cioè, questa roba qua è stata ordinata negli stessi giorni. Cioè, no, scusatemi. Questa io l'ho ordinata. Quando l'ho ordinata questa? In momenti differenti. Quindi, entrambi, questo qua so di averlo aperto praticamente adesso a febbraio. E questo qua invece l'ho aperto a gennaio, perché poi avevo ancora la mini size piccolina. Cioè, questo qua sta per finire, quindi su questo io non ci starei a scrivere nulla, mentre su Trestaway sì, ce lo scriviamo, l'ho aperto a febbraio, quindi anche qua ha un 6 mesi, quindi agosto direi. Idem per Awakening Roller, perché anche lui l'ho aperto a febbraio. Sarei anche curioso di sapere se questo tipo di video vi piace, perché io ne ho seguiti tanti durante il periodo di Natale, o comunque anche di gennaio, di alcune ragazze che seguo molto volentieri e che hanno fatto proprio dei video decluttering, e vabbè, loro forse avevano già fatto questo lavoro di etichettatura cioè facevano semplicemente del decluttering per controllare che non fosse andato male nulla, quindi ecco, per me questa è la prima volta di etichettaggio. Comunque c'è da dire che sono contenta, perché sono tutte cose che io realmente uso. E passiamo allora, anche Gofu l'abbiamo fatto. Ah, volevo mettere mi manca discorso labbra, quindi sarà sicuramente qua. Eccolo, infatti, che questo in realtà
ha bisogno che io ci scriva qualcosa. Ah, questo è un 12 mesi dall'apertura, puro bio, lo scrub. Questo qua l'ho ordinato a gennaio e utilizzato a gennaio, quindi ci mettiamo gennaio 2024. Qua, che in realtà è una maschera viso, questa mi era stata inviata da un'azienda ed è l'unica però che non ho controllato effettivamente quando me l'hanno inviata, ora poi andrò a controllare, però ha un 12 mesi di scadenza dall'apertura, quindi questa qua, ecco, la monitoro poi dopo. Prima di passare a Etherea, che ho un sacco di prodotti, quello che ci manca di altri brand. The Ordinary acido ialuronico, qua mi sa che scrivo direttamente qua, dato che ho dello spazio bianco. Questo l'ho ordinato a gennaio e quindi luglio. No, aspettate, a 6 mesi? No, questo qua dura 12 mesi, quindi è un gennaio 2024. Ok, poi c'è lui che lo sto detestando, lo sto finendo di utilizzare per struccare gli occhi, ma vedete, è quasi finito. Questo ha un PAO dall'apertura di 6 mesi, quindi questo qua sicuramente anche lui l'avevo preso a gennaio, quindi la sua scadenza è luglio, ma finirà prima perché lo sto utilizzando adesso. Ok, prima di passare a Etherea facciamo anche un maschere in tessuto. Allora, in realtà controllo più che altro che non abbiano delle scadenze da una volta, cioè magari già di loro, però non credo, ma controlliamo, che è meglio così, anche perché in realtà alcune io le ho comprate veramente tanto tempo fa. Allora, qua non c'è scritto nulla, dovrei iniziarle a fare. Il punto di fare queste maschere è che dovrei farle il giorno prima in cui io mi lavo i capelli. Anche qua non c'è scritto nulla, neanche qua. Neanche qua, neanche qua. Sono le maschere regalo di Sephora per il compleanno. Ah, questa è una maschera per i contorno occhi. Questa qua potrei farmela fine stasera. Quasi quasi, cioè praticamente sì, un sacco di maschere che di quelle mi ha regalato da Sephora negli ordini. Ah, questi qua sono i cerottini dei punti neri, mamma che sola. E poi questi me li ha regalati una mia collega a Natale, questi qua scadono nel 2025, che sono appunto dei patch, non li conosco. Vabbè, quindi le maschere tutto ok. E direi di passare a Etherea, perché sono un sacco di prodottini. Allora, qua vedete quelli aperti naturalmente, perché quelli chiusi sono ancora chiusi, quindi poi mi dovrò ricordare io quando sarà il momento di aprirli, cioè di aprirli, di scriverci la scadenza una volta che li aprirò. Però appunto, tanto ora ho un po' di cose da terminare, ma in realtà le altre cose che ho preso di Etherea non sono tante. Allora, partirei con la linea Day and Night 1, 2 e 3, così almeno facciamo prima. Etherea, dove sei? È nato a gennaio, quindi questi prodottini hanno una scadenza tutti quanti di 6 mesi dall'apertura. 6 mesi, quindi tutti e tre 2023, anche se in realtà comunque è quasi tutto in dirittura. Ecco, questo qua non riesco a capire ancora quanto ne ho dentro, vediamo se riesco a, è che non riesco a smontarlo.
appunto questa, vabbè, è quasi, anche lei, quasi finita. La sto centellinando, ma appunto secondo me poi andiamo verso un periodo in cui inizia a essere tanto paura pesante, quindi questa qua la sto utilizzando la sera. Ok, poi passiamo all'altro kit, il kit quello Precious, 1, 2 e 3. Allora, il peeling, questo qua l'ho aperto sicuramente a febbraio, quindi vuol dire che ha una scadenza anche questo di... Io ti ho presso dato 6 mesi, ma ne sono sicura di aver letto, infatti, 6 mesi e 6 mesi. Allora, quindi, questa febbraio... No, stavo scrivendo febbraio. Se l'ho aperta a febbraio, agosto. Ma anche questa tanto, cioè, lo scriviamo, ma io so che sono cose che finiscono prima, anche perché questo è il peeling. Credo che sia poi un discorso anche di doppio fondo, quindi credo che poi questa qua già a maggio credo che sarà terminata. Poi il siero, stessa cosa, l'ho aperto subito, quindi anche qua siamo ad agosto 2023. E l'essenza anche, questa qua l'ho aperta, utilizzata in realtà solo una volta, perché devo utilizzarla la sera, perché per il giorno non cozza un po' col make up, quindi stesso discorso. Chissà, questo video sarà lunghissimo, perché io vedo lì i numeri di quanto sto registrando, e oltretutto mi piacerebbe da un lato metterlo martedì, ma la vedo difficile che io riesca a editare tutta sta roba. Poi passiamo agli ultimi prodotti. Allora, no, in realtà questo qua è chiuso, perché l'ho ordinato la volta scorsa, e però è chiuso appunto. Questo qua è un siero SPF, sì, 30, protezione anti-age attiva, antistress ossidativo. Quindi questo qua la vorrei iniziare a utilizzare poi più avanti. Quindi questa qua è ancora in realtà chiusa. Quindi ci sono rimasti questi due prodotti di Etherea, di quelli aperti. E questo l'ho aperto adesso a marzo. Quindi questo qua ne sono sicurissima di averlo aperto a marzo. Quindi vuol dire che 3 più 6 fa settembre, sì. Settembre, aspetta, tanto qua facciamo già così, ci appiccichiamo sotto e qua facciamo già così e via. L'ultimo prodotto di Etherea, ma in realtà è stato il primo che ho comprato, ma anche lei sta praticamente per finire, la sto centellinando, questa qua l'ho amata. Dov'è? L'ho ordinata, è stato il mio primissimo ordine di Etherea il 13 dicembre, anche questa qua ha un 6 mesi dall'apertura, quindi giugno 2023. L'unico prodotto di Etherea che qua non vi faccio vedere e su cui non metteremo la data, che ho ordinato a fine dicembre, è il detergente viso, che in realtà è finito, credo questa settimana di finirlo, perché mi è rimasto tanto prodotto così, quindi sicuramente scadrebbe a giugno. Cioè, su molti prodotti l'ho scritto la scadenza, ma in realtà da mo' che li avrò già finiti e riutilizzati. Vorrei scrivere le scadenze in realtà solo ancora per due prodotti che in realtà riguardano il make-up, fissatore make-up, primer make-up, acquistato a gennaio, quindi questo qua ha entrambi 12 mesi, entrambi aperti a gennaio, lui lo sto amando, poi ne parliamo. Quindi la loro scadenza sarà gennaio 2024 e su entrambi lo vado a scrivere, ma saranno gli unici due prodotti skincare su cui lo scriverò. Skincare, scusatemi, make-up. Ok.
Quindi, ricapitolando di tutte le cose che abbiamo controllato e verificato con il mio quadernetto, dove mi sono segnata diligentemente tutti i siti, tutti gli ordini che ho fatto di tutte queste cose qua, allora in realtà ho dimenticato solo di questo, il deodorante che mi aveva dato, che avevo preso da quando ho iniziato a fare l'epilazione laser. Sicuramente l'ho iniziata a gennaio o a non mi ricordo, comunque è un anno questo qua e devo verificare sul calendario. Vabbè, a parte che sto deodorante, c'è un odore che è terribile, proprio non mi piace, quindi vabbè, lo finirò ma non ce lo stiamo a segnare. Quindi stavo dicendo, l'unico prodotto che dobbiamo abbandonare è questa, che ve la metterò comunque nel video dei finiti, così ve la recensisco. Peccato, peccato, peccato. E vabbè, ci ho abbandonato, e meno male che avevo preso il formato piccolino. Vabbè, proseguiamo oltre. Passiamo al mondo make-up. Allora, del make-up in realtà, come vi dicevo, non ho molto da dire, se non che dobbiamo lavare i contenitori. Allora, questo qua ha un 12 mesi dall'apertura, e questo qua io l'ho aperto a febbraio, quindi questo qua a febbraio dell'anno prossimo sarà bello che è finito. Correttori, correttore 1, correttore 2, allora controlliamo solo il PAO, ma dovrebbe essere tutto qua di un anno, esatto, questo un anno, questo di Charlotte, quello di Charlotte 6 mesi, Charlotte 6 mesi, quindi Charlotte mi sa che ci siamo. A parte che vi avevo un po' parlato di questo qua, questo se ricordo bene l'avevo comprato a ottobre, questo qua l'avevo preso in negozio, mi sembra sicuramente ottobre, quindi direi che lui ci lascia. In realtà questo qua, come avevo detto nel video, quello non ti ricomprerei, perché è un correttore che mi è piaciuto tanto a partire dall'applicatore, perché no, non si vede niente, è leggermente piegato, però ha un problema immenso, che lascia un sacco di mi lascia un sacco di brillantini, però un finish veramente luminoso, molto bello, e mi spiace un po' lasciarlo andare. Vi segnerò comunque magari il numero, e peccato, 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 però in realtà l'ho utilizzato tanto, non posso dire di non averlo utilizzato. Però appunto 6 mesi, quindi questo ci fa abbondantemente ciaone, direi, perché novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, provo a utilizzarlo ancora questo mesetto qua, però poi appunto ci abbandonerà. Questo di Nabla in realtà no, non mi è piaciuto, il Regeneration no, questo è l'erogatore fatto così a spugnetta, che non mi piace per niente e mi secca tantissimo, mi secca tanto tanto tanto, lo terrò, proverò a dargli poi magari una chance, però no. E vabbè, questi sono gli ultimi arrivati. Poi mascara, ne abbiamo 1, 2 e 3, mascara del cuore, mascara che sto utilizzando adesso ma per me non ne vale la pena, mascara bocciato, poi ne parleremo, Black Mamba di Mulac, no, cioè no 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 no, questo mascara ha un sacco di difetti e avrei già dovuto intuirlo quando l'abbiamo applicato insieme la prima volta durante un vlog. No, questo qua lo metto da parte e lo mettiamo poi nel sacchettino dei terminati. Poi abbiamo un blush di Charlotte, dimmi che tu, Anna, tu duri 12 mesi. E poi abbiamo un po' di matite. Questo qua ovviamente andrà a lavare. Matite occhi 1, 2, 4 e 5. Continua a perdere il fuoco. Allora, 5 matite, queste qua le utilizzo tutte quante, quindi queste qua. Però di Mulac per un bocciato c'è stato un grandissimo amore, che la matita Shiva, mi sembra di ricordare, questa nera, che è fantastica, l'ho quasi finita, cioè questo è quello che mi rimane della matita da quando l'ho comprata a dicembre. E poi le matite per le sopracciglia, o meglio, ne avrei una
l'altra doveva essermi di scorta, il punto che ho sbagliato a ordinare. Queste di Nabla mi stanno piacendo tantissimo, arriverà poi anche un video relativo proprio ai preferiti make-up. Cioè, a parte che è una mina che, ragazzi, non finisce più. È eterna sta matita. Questo ho sbagliato, ho preso un colore troppo scuro perché il mio colore è Neptune. Però sto preferendo utilizzarla adesso perché poi io col sole tendo un po' a schiarire, se mi si schiariscono anche le sopracciglia è la fine. Però in realtà il mio colore è questo, che voi direte sì, sembra uguale, però quindi sto utilizzando al momento l'altra. Potrei fare che quello che non sto utilizzando adesso lo metto magari nel cestino in camera. Quindi qua devo lavare e passiamo ai rossetti, ma i rossetti avevo fatto già ampiamente una bella cernita tempo addietro, quindi questa è tutta roba nuova, quindi sono tranquillissima perché è tutta roba che ho acquistato quest'anno e quindi vado tranquilla. Anche qua laverò il contenitorino e idem per quanto riguarda il discorso blush. Allora, la cipria ha addirittura 24 mesi, tra l'altro questa qua di Charlotte, per farvi capire, cioè la sto finendo, mi sta piacendo da matti sta cipria, e vabbè, cipria non solo una, ho solo lei, e niente, poi vabbè ho i skin glazing di Nabla. Questo in realtà è l'unico che finora ho aperto, gli altri sono ancora chiusi, ma inizierò a utilizzarli sicuramente in questo momento, cioè in questo periodo, e hanno un 18 mesi dall'apertura, infatti anche per quello, bellissimo, è veramente bello, quello che mi vedete spesso utilizzare. Tra l'altro vedete che anche la cialda è alta e nonostante io prodotti ne usi, cioè adesso sta iniziando a sparire lo scalino con la scritta Nabla, eh? Vabbè, comunque io direi che detto questo mi do una lavata ai contenitori, però a telecamere spente perché mi si sta scaricando la batteria, e cerco di fare un ordine mentale su come potremo andare a sistemare in bagno utilizzando, come già vi dicevo, ma non ve l'ho fatto rivedere, questo set qua che avevo preso da Lidl diversi mesi fa. Se lo ripropongono io vi avviso, e quindi facendo diventare il primo cassetto solo dedicato alla skincare e al mondo beauty makeup. Quindi vado a mettere in carica la fotocamera e noi ci vediamo più tardi. Siamo a diverse ore dopo, sarà un vlog di cluttering, non lo so, perché avevo la batteria in carica perché si era scaricata. Nel frattempo io ho già sistemato, e ovviamente ora ho tolto tutto, sistemeremo insieme, però ho già predisposto all'interno gli organizer. Ora poi vi farò vedere, vi spiegherò la logica che ho cercato di avere in mente. E naturalmente una precisazione che vorrei fare: avete visto tante cose, in realtà sono tutte cose che io utilizzo ciclicamente a seconda del come sento la pelle, di quello che ha bisogno, quindi nulla di tutto quello che avete visto andrà sprecato, quindi utilizzo tutto, cerco di prendermi cura della pelle sia al mattino che la sera facendo appunto una skincare. Quello che non avete visto perché devo comprarla è la crema con la protezione solare, perché vorrei prendere la buona abitudine di utilizzarla. E quindi nulla, direi che era una premessa che volevo fare, perché magari vedete tanta roba, dite sì, però la utilizzi? Sì, in realtà sì, e lo vedete anche poi nel video dei terminati che vi faccio vedere le cose che finiscono, quindi ecco, e sistemiamo tutto. Questa è stata la mia il mio ragionamento di disposizione degli organizer. Qua ci sarà tutta la parte dedicata al make-up, non più accatastata come prima con tutto mischiato che non si ci capiva nulla, quindi in maniera un pochettino più ordinata, dove avrò tutto in vista. Da questa parte ci sarà tutto il mondo skincare e i deodoranti, però non sapevo dove metterli, però sono abituata ormai ad averli qua.
quindi li metterò qua. Qui ci saranno poi le salviette, quindi ora poi vi farò vedere tutto quanto, come ho pensato di sistemarlo, anche con una logica di avere in evidenza i prodotti che sono da utilizzare, perché diciamo sono quelli che tra 2 mesi saranno scaduti. Iniziamo a sistemare tutto. È la parte dedicata alle labbra, quindi a tutti i rossetti, tinte labbra, matite, scrub, burro di cacao che ho, è tutto qua. Questa è la parte dedicata ai blush, cipria e blush, quello liquido. Qua c'è la scatola con i paciocchi, quelli riutilizzabili, temperino. Qua ho messo quello che riguarda il viso, quindi il siero colorato che utilizzo, il primer e il fissante. Reparto occhi, quindi qua troviamo sia le matite per quanto riguarda l'interno dell'occhio, la matita per le sopracciglia, ne ho una soltanto, i 2 mascara in uso e il correttore, e qua ho messo i pennelli. Ho verificato, mettendo la fotocamera dentro al mobiletto, non va a toccare assolutamente nulla. Considerate che io i pennelli li lavo praticamente un giorno sì, un giorno no, perché li alterno, e quindi al momento li ho messi qua. Vedremo poi se rimarrà una cosa definitiva. Quindi questa parte a sinistra riguarda tutto l'ambito make-up. Eccoci qua con la visione completa, vi faccio vedere l'angolo proprio dedicato alla skincare. Allora, qui ho deciso di mettere le maschere in tessuto che vorrei iniziare a fare per smaltirle, perché io in realtà mi trovo molto meglio con gli altri generi di maschera. Qui ci sono tutti i sieri e l'essenza, ho messo davanti quello che devo finire per primo, che è questo qua, che in realtà io lo sto già finendo perché qua dentro non è rimasto tantissimo, il peeling che sto utilizzando, e qua ho messo questa maschera per gli occhi, è l'unica ancora di cui devo controllare il PAO, ma abbiamo visto che dura un po' dall'apertura di 12 mesi, sicuramente se l'ho ricevuta era tra novembre e dicembre, perché questa qua l'ho ricevuta in omaggio, poi vi farò sapere. Qui ho messo il Day and Night Balm per appunto gli occhi e la maschera, quella contorno occhi di Eterea. Ho messo qua bella in evidenza la maschera, quella purificante, che devo finire entro fine aprile, e il Clinique Take the Day Off, che è lo struccante che sto alternando a Trace Away, perché devo finirlo. Questo qua però lo uso principalmente per struccare gli occhi da questo mascara, che è
terribile da struccare, però poi ne parleremo bene. Qua ho messo tutto quello che riguarda l'ambito purificante, vabbè, ho messo il retinolo per evitare di mischiarlo a questi, perché preferisco tenerlo lì onde evitare di confonderlo. Quindi qua ho messo il perfezionatore cutaneo, il More Pure, e qua vabbè ho messo l'acqua micellare che, come già vi dicevo, avevo ricevuto in omaggio con un ordine che avevo fatto su Pavaglione Cosmetics. E qua ho messo le maschere. Vabbè, ho messo il riparatore di Eterea, le tre maschere che mi sono rimaste e la mist. Qua ho messo i deodoranti e qua ho messo quelli che sono i pannetti struccanti per gli occhi e il guantino di Gofu, che amo alla follia. Qua ho messo un'altra maschera che là dietro non mi ci stava. Allora, io sono molto soddisfatta per quanto riguarda questa organizzazione. Naturalmente vedrò quanto funzionale sarà. Sono molto contenta di aver dedicato un intero cassetto dove ho veramente tutto a vista, perché almeno sono sicura di non andare a perdermi le cose. Le ho tutte qua. Ora vi faccio vedere invece i prodotti che utilizzo quotidianamente, quindi contorno occhi e struccanti, e le creme che non utilizzo dove le ho, così almeno vedete, e anche quelle. Quindi qua io sono super soddisfatta. Il sotto devo ancora arrivare a una conclusione giusta, ma ho utilizzato il divisorio che c'era sopra sotto, quindi asciugamano da doccia con il tappetino da doccia, diciamo gli asciugamani, quelli da bidet. E qua ho in realtà fatto un mix, ma mi sa che questi li sposterò poi qua. Gli asciugamani, quelli turbanti, diciamo, per i capelli, e questi sono gli asciugamani da viso. Ne mancano alcuni perché appunto sono a lavare, quelli piccolini, diciamo, quelli per gli ospiti di IKEA che io utilizzo per il trucco. Quindi vedremo un po' come mi troverò con questa soluzione. In bella vista sulla mia mensolina tengo i detergenti che utilizzo per struccarmi, quindi Tress Away, Super Soap, la crema che sto utilizzando al mattino e la crema che sto terminando la sera. C'è l'unico prodotto che non abbiamo messo la scadenza, perché in realtà appunto scadrebbe giugno. Mentre qui in questo vasetto con le ciglia tengo tutti i prodotti dedicati al contorno occhi e alle ciglia. Questo temo lunghissimo video credo sia giunto al termine, dovrei avervi detto tutto. Spero nel mio piccolo di avervi tenuto compagnia, che vi sia piaciuto questo genere di video. Se avete domande vi leggo qua sotto nei commenti, spero nel mio piccolo magari di esservi stata anche utile o quantomeno di compagnia. Vi mando un bacio, ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!